Amici di Teleton, siamo di fronte a una grande artista, molto discussa quest'anno perché ha fatto giudice di X Factor, ovviamente stiamo parlando di Anna Tatangelo, eccola qua, ti posso dare un bacino? Tatatatangelo, bacino, bene. Allora, questo è il backstage, che insomma, backstage ufficiale della Rai, vorremmo sapere un po' di cosine tue, come va? No, bene, bene, sono impegnata, immersa nel disco perché ho pochissimo tempo per prepararlo, visto che X Factor mi ha spostato verso Milano. Adesso sono ritornata a Roma, quindi concentrazione sul disco che uscirà in primavera e grande emozione perché comunque sono diventata mamma da poco e cerco di conciliare tutte le cose. Come si chiama il piccolo o piccola? Andrea, quindi un nome bellissimo. Quindi progetti per il futuro, il disco, quest'anno com'è andata X Factor? No, bene, bene, pure lì alti e bassi, non, inizialmente facevo un po' fatica perché è un ambiente nuovo, poi erano tutti lì un pochino a dire che ci fa questa qui, e invece poi mi hanno apprezzato, ecco, poi hanno visto l'impegno che ci ho messo e poi mi sono divertita e mi sono lasciata andare. La tua personalità è uscita. Adesso ricordiamo il numero solidale per contribuire a questa giusta causa a Teleton. Assolutamente, perché veramente sotto le feste si fanno dei regali inutili e ce ne accorgiamo sempre dopo. Invece bisogna spendere soldi per qualcosa che è importante, per qualcosa che è concreto e utile soprattutto. Quindi aiutiamo la ricerca e donate al 45505, lo ripeto. 45505. Però c'è anche una bella notizia, perché si può donare tutto l'anno tramite il sito www.teleton.it, quindi costa pochissimo ma aiuta moltissimo la ricerca. Quindi hai detto anche una cosa importante, ossia non farlo solamente nel periodo in cui si tra virgolette pubblicizza Teleton, ossia verso Natale, ma tutto l'anno aiutare le persone che ne hanno bisogno tutto l'anno è gratificante. Ma si può fare anche per se stessi, perché una volta al mese si manda, che ne so, un piccolo contributo per Teleton, ci si sente meglio e costa pochissimo, però insomma aiutiamo i ricercatori a fare il massimo per aiutare questi bambini e non solo, che necessitano del nostro aiuto. Mi raccomando. Bisogna farlo, sì.